Buonasera dal TG6. In apertura la cronaca giudiziaria, chiesta la conferma della condanna a 30 anni di reclusione per Vincenzo Gagliardi, accusato dell'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, avvenuta il 30 ottobre 2013. Servizio. Il procuratore generale della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila, Romolo Como, ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di reclusione emessa in primo grado a carico di Vincenzo Gagliardi per l'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito sotto casa a Montesilvano con un colpo di fucile il 30 ottobre 2013 e morto il 16 novembre del 2014 dopo un anno di coma. Il PG stamani ha quindi chiesto il rigetto del ricorso presentato dal legale di Gagliardi, l'avvocato Renzo Colantonio, che ha riproposto sostanzialmente la linea difensiva adottata in primo grado. L'imputato agli arresti domiciliari da diversi mesi, in primo grado era stato condannato per omicidio volontario premeditato dal GUP del Tribunale di Pescara, Maria Carla Sacco, al massimo della pena, cioè l'ergastolo, ridotto però a 30 anni per lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato. Il procuratore Como, durante la sua requisitoria, ha sostenuto che le prove attestano la responsabilità di Gagliardi, oggi presente in aula. La difesa ha invece sostenuto l'innocenza dell'imputato, facendo leva su alcuni elementi, come ad esempio il coltello rinvenuto sul luogo del delitto, prova, a suo dire, dell'innocenza di Gagliardi. La Corte, presieduta dal giudice Luigi Catelli, ha rinviato al 20 maggio per le repliche la sentenza. 750.000 euro in meno per il funzionamento dell'ARTA, questa è la denuncia mossa dall'esponente di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, secondo il quale i controlli sui depuratori al centro della bufera inquinamento delle acque diminuiranno del 20%. Quel che accade in Abruzzo ha dell'incredibile. Il presidente della regione si presenta alle elezioni con lo slogan dei fiumi in mare puliti, e sostanzialmente fino all'emergenza dell'estate scorsa non aveva fatto nulla, come d'altronde non aveva fatto negli anni precedenti negli incarichi che aveva ricoperto. Si parla dall'estate scorsa praticamente solo di depuratori, eppure la regione taglia di metà il contributo per il funzionamento dell'ARTA, che deve fare i controlli sui depuratori. E di questa cosa però l'ARTA non protesta, probabilmente perché il direttore generale Amicone si trova lì solo per grazia politica, non è che è un esperto di ambiente, e quindi non è che si può mettere a far polemica politica con i suoi sponsor, e quindi semplicemente fa una variazione di bilancio e adegua il bilancio, e quindi diminuendo i controlli al fatto che si tagliano di metà i contributi. Le opposizioni in sede di bilancio e anche successivamente non hanno protestato, e siamo al paradosso che il sottoscritto, che fuori della regione non è stato rieletto non essendosi alleato con il PD, deve comunicare all'opinione pubblica che sono stati tagliati i fondi all'ARTA. A me sembra gravissima, perché l'ARTA dovrebbe essere il fiore all'occhiello della regione e dovrebbe avere tutti i mezzi per funzionare al massimo, per garantire i controlli ambientali che sono vitali per la salute non solo dei fiumi e del mare, ma anche di tutti i cittadini. Secondo i dati pubblicati dal Cresa sul secondo semestre del 2015, artigianato e commercio segnano un calo, sì, ma minore rispetto al passato. Filippo Tronca. Sia le imprese commerciali che quelle artigiane abruzzesi chiudono il 2015 con una flessione del fatturato di circa l'1% rispetto al 2014. Ma, buona notizia, l'intensità dell'arretramento si è sensibilmente attenuata rispetto al passato. Lo attesta l'indagine del Cresa sull'andamento nel secondo semestre del 2015 delle imprese artigiane e commerciali in Abruzzo. Nel commercio sono ancora le imprese della grande distribuzione a pagare il prezzo più elevato, anche sotto il profilo occupazionale, mentre quelle della ristorazione sembrano mostrare una maggiore capacità di ripresa. L'edilizia e la manifattura scontano ancora gli effetti della fase ciclica negativa. Tuttavia il direttore del Cresa, Francesco Prospero Cocco, definisce il 2015 come un anno di transizione. Perché si intravedono, anche nella loro negatività, che è molto attenuata rispetto a quella dei semestri precedenti, dei segnali di ripresa. E questo è legato moltissimo sicuramente alla domanda aggregata, soprattutto nella domanda per consumi. C'è una fiducia da parte delle imprese e delle famiglie a spendere, per cui ci sono dei dati soprattutto nel commercio che danno delle positività. Il fatturato, abbiamo registrato nel secondo semestre in Abruzzo, cresce dello 0,2%, erano 7 anni che stava in campo negativo, in zona negativa.
E anche per il settore dell'artigianato si intravedono dei lievissimi segnali, anche come dicevo prima, se in campo negativo, ci sono dei miglioramenti e delle attenuazioni rispetto ai semestri degli anni precedenti e soprattutto al primo semestre del 2015. Dal canto suo il presidente Roberto Di Vincenzo coglie l'occasione per evidenziare il compito importantissimo in termini di indagine e ricerca svolto dal Cresa, istituto che rischia di pagare le conseguenze della riforma delle Camere di Commercio imposta a suon di tagli dal governo. Il Cresa è un'istituzione davvero importante nella regione, è il luogo di produzione di dati certi, con una grande credibilità, in un momento in cui c'è una grande necessità di attendibilità. Torna il collegamento tra Pescara e l'isola croata di Hvar e a darne la notizia è il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Becci, poche ore fa la notizia tanto attesa, tornerà quest'estate il collegamento fra Pescara e la Croazia. Sì, diciamo che di ieri sera la notizia, c'è stata una telefonata nella tarda serata, ci è arrivata la comunicazione, diciamo. Noi non avevamo dubbi che tornasse SNAV, perché c'era, come lei mi ha ricordato prima fuori onda, c'era un contratto da onorare. Questo è l'ultimo anno che c'è questo rapporto ufficiale, contrattuale con SNAV, e per cui SNAV ieri sera ha riconfermato che cominceranno appunto i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico. Adesso i dettagli definitivi nei prossimi giorni li verificheremo, però credo ci sia una turnazione, non vorrei dire essere impreciso, ma credo ci sia una turnazione di 5 andate e ritorno tutte le settimane, che andranno direttamente su Hvar con il mezzo che c'è stato l'anno scorso. Noi ci riteniamo moderatamente soddisfatti, avremmo gradito un mezzo più importante, però devo dire che in questo momento il segnale positivo è che SNAV torna. Quando dovrebbero esserci i primi viaggi? Guardi, credo che siamo nella media degli anni precedenti, dovrebbero cominciare, adesso le date precise non sono in grado di dargliele, ma credo che cominceremo i primi di luglio e andremo avanti il mese di agosto fino ai primi di settembre. Restiamo a Pescara e torniamo a parlare del Sanzificio. L'annuncio è quello della riapertura dell'impianto. La società Schiavone Biocalore ha presentato il ricorso al TAR di Pescara contro l'ordinanza con cui il 2 aprile scorso il sindaco di Pescara aveva sospeso l'attività dello stabilimento per presunte emissioni di fumo nocive alla salute pubblica. Il 21 aprile il TAR, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha sospeso l'ordinanza consentendo all'impresa di riavviare l'impianto di essiccazione della Sanza. E quanto si legge nella nota diffusa dall'azienda, questo provvedimento, si legge nel comunicato, è un primo importante riconoscimento che le emissioni di fumo non erano nocive per la salute pubblica e che il provvedimento di Alessandrini era dettato dalla psicosi sociale creatasi per i maleodori dalle continue pressioni mediatiche e politiche cui era soggetto in merito alle tematiche ambientali. La sospensione disposta dal TAR, prosegue la nota, deve essere di monito nei confronti di quanti troppo frettolosamente avevano gridato all'inquinamento ambientale. Ora invece andiamo a Pineto. Accendi una luce nel tuo quartiere, questo è il titolo dell'iniziativa messa in campo dalla Polizia di Stato insieme alla Municipale e all'amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini rispetto a come combattere la microcriminalità. Vediamo. Truffe, furti in abitazioni e altri reati predatori. Sono queste le tematiche degli incontri che la Polizia di Stato di Teramo, assieme alla Municipale di Pineto, terrà con la cittadinanza pinetese per sensibilizzare soprattutto le fasce più deboli su come difendersi dalla microcriminalità. Una serie di incontri nei quartieri della cittadina riverasca che si inseriscono nell'ambito del progetto Accendi una luce nel tuo quartiere. Prime due tappe già fissate il 30 aprile nel quartiere Santa Maria della Valle e il 5 maggio a Borgo Santa Maria. Quella tra le forze dell'ordine e i cittadini è una collaborazione che deve essere sempre più stretta, ha sottolineato il questore di Teramo Giovanni Febo, che ha rimarcato anche come la provincia di Teramo, nonostante tutto, abbia bassi livelli di criminalità.
No, non ci possiamo lamentare, è chiaro che il nostro obiettivo è sempre ad abbattere ancora di più i reati. Come dicevo prima, ho fatto il raffronto tra i primi tre mesi del 2015 e quello del 2016, abbiamo un numero di furti inferiore di 259 penso, di rapine più o meno sui 20-30, quindi non ci possiamo lamentare, è chiaro che dobbiamo sempre essere così vigili e poi dobbiamo lavorare anche perché poi con la prossima stagione estiva, come dicevo, sui milioni di turisti che vengono, certo non è che sono tutti intenzionati a godere solo del sole, insomma, purtroppo è una cosa che dobbiamo mettere in conto. Semplici ma efficaci consigli contenuti in una brochure predisposta dalla polizia e che sarà consegnata ai cittadini. Spesso la delinquenza comune usa stratagemmi che possono essere disinnescati con piccoli accorgimenti. I consigli saranno molto semplici, del tipo di chiudere la porta a chiave con doppia mandata, perché purtroppo non basta chiuderla con una sola, quello chiaramente di allertare sempre le forze dell'ordine se si presenta un impiegato dell'Enel o anche un poliziotto in borghese che magari gli chiede di fare qualche verifica all'interno dell'appartamento e in generale comunque di stare attenti e chiamarci sempre per ogni accertamento, non disturbano il nostro lavoro, quindi veniamo molto volentieri. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari è il primo firmatario di una proposta di legge sul digitale nella pubblica amministrazione per le imprese e i cittadini. Vediamo. Consigliere Pettinari, lei è primo firmatario di una proposta di legge importante che potrebbe semplificare il rapporto fra regione, pubblica amministrazione, aziende e cittadini. La definirei una grande rivoluzione della pubblica amministrazione perché questa proposta di legge prevede l'istituzione di un indirizzario regionale delle poste elettroniche certificate. Che significa? Che tutti i professionisti, le imprese, le aziende, i cittadini e soprattutto le pubbliche amministrazioni abruzzesi, regione, comuni e società pubbliche dovranno dotarsi di una posta elettronica certificata grazie alla Regione Abruzzo che si occuperà di tutta la fase tecnica. La Regione Abruzzo poi costituirà un elenco di tutte queste poste elettroniche certificate. Questo sistema andrà a far risparmiare le pubbliche amministrazioni perché sono centinaia e centinaia di migliaia di euro l'anno per spedire una posta o una raccomandata. Andrà ad accelerare i tempi perché con un semplice click un cittadino potrà fare un'istanza, una domanda, un comune, piuttosto che una regione e addirittura le pubbliche amministrazioni potranno colloquiare e comunicare in diretta quasi potremmo dire con i cittadini, con le imprese e con le aziende. Poi i cittadini che non sono dotati ancora di un servizio internet o non hanno le competenze, quindi gli anziani, pensiamo agli anziani, questa legge prevede la sospensione per quei cittadini, la sospensione della procedura, ma con le economie che la regione risparmia da questa procedura andrà a fare corsi di informatica per formare i cittadini anziani e a installare il servizio internet in tutte le zone della regione Abruzzo. La convenzione tra INAIL Abruzzo e Regione consente all'INAIL di erogare le prestazioni riabilitative integrative, le LIA, necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati, con oneri a carico dell'Istituto. I fondi a disposizione dell'INAIL Abruzzo al momento ammontano a circa 2 milioni di euro e adesso ascoltiamo le dichiarazioni dell'assessore regionale alla sanità Paolucci. È un accordo importante che riguarda tre obiettivi principali. Intanto il lavoratore infortunato sul posto di lavoro ha la possibilità di poter integrare le proprie cure con una serie di cure aggiuntive che oggi sono definite extra LEA, quelle LEA sono a carico della Regione che saranno appunto a carico dell'INAIL. In secondo luogo dimezzeremo i tempi di reingresso dei lavori infortunati, in terzo luogo daremo respiro a tutte quelle strutture, quindi anche ai lavoratori che investono sull'assistenza alle persone, anche sull'assistenza riabilitativa e quindi daremo tra virgolette tramite l'INAIL un po' di ossigeno ulteriore aggiuntivo. Commissariamento della Regione Abruzzo, ecco, ce ne parli un po'. Ma noi nel tavolo di monitoraggio abbiamo raccolto davvero 5 obiettivi che erano molto molto significativi per la nostra regione. Abbiamo visto approvato il piano sanitario 16-18, la rete, la riclassificazione dell'ospedalità, il DM70, abbiamo avuto una premialità perché per la prima volta
volta nella storia questa regione ha avuto le adempienze sui LEA 2014 con una proiezione sul 15 ancora migliore. Abbiamo concluso il programma operativo precedente, ora ci resta da apportare una correzione perché durante il tavolo il Ministero dell'Economia e delle Finanze un po' in via precauzionale ha sostanzialmente indicato alla Regione Abruzzo e quindi varrà per tutte le regioni che il Fondo Sanitario Nazionale e quindi la parte che riguarda la nostra regione di conseguenza non avrà gli incrementi che erano stati previsti nell'ultima legge finanziaria. In sostanza ci hanno anticipato che ci sarà probabilmente un taglio nella prossima legge finanziaria e quindi ci hanno chiesto, visto che stiamo per approvare il 16-18, di apportare questa correzione. Assumere giovani tra i 30 e i 35 anni sarà più economico e a dirlo è un bando che si chiama 30+, istituito dalla Regione Abruzzo. Vediamo. 6.000 euro per chi assume uomini tra i 30 e i 35 anni che salgono a 9.000 per le donne. C'è 1.200.000 euro messo a disposizione dalla Regione Abruzzo e destinato alle aziende nell'ambito del bando 30+, predisposto dall'assessorato alle politiche del lavoro. Sono già 600 i ragazzi che hanno inserito il proprio curriculum sul sito Borsa Lavoro, che potrà essere consultato dagli imprenditori per scegliere il loro candidato ideale. Intanto sono fondi che non attingono alla nuova programmazione 2014-2020, ma sono fondi derivanti dal piano integrato giovani del Ministero del Lavoro. E si tratta di 1.200.000 euro circa, le linee di intervento sono due, per tirocinanti extracurriculari e sulle aziende un incentivo nell'ipotesi in cui quelle aziende dovessero decidere di assumere a tempo indeterminato quei tirocinanti al termine dei 6 mesi. Abbiamo privilegiato questa doppia linea di intervento proprio per fare in modo che al termine del tirocinio ci sia una percentuale più alta di assunzione a tempo indeterminato. Il bonus garantito dal bando 30+ è cumulabile con altri bonus nazionali e va a completare l'azione intrapresa con il progetto Garanzia Giovani, rivolto ai ragazzi fino ai 29 anni. Le domande possono essere presentate a partire dal 26 aprile e fino al 27 maggio. Promosso dall'autorità di gestione IPA Adriatica e dal nucleo della Guardia di Finanza del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, ha preso il via nei giorni scorsi il progetto di collaborazione e scambio di informazione tra l'Italia e i paesi partners del programma IPA Adriatica. Il servizio. Nel 2013 gli Stati dell'Unione Europea hanno segnalato frodi accertate o presunte ai danni del bilancio UE per un importo pari a 309,1 milioni di euro, come emerge dalla relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi e le irregolarità nei programmi di cooperazione territoriale europea e la corretta gestione dei flussi finanziari europei sono stati al centro della giornata dei lavori, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'odierno dibattito si pone come primo evento per un inizio seminariale in 8 stati, partecipanti al programma IPA Adriatic Cross Border, 8 stati, Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia e Erzegovina, Grecia ed Italia. Il primo movens è determinato da una necessaria analisi sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea nei programmi di cooperazione territoriale europea e nella necessarietà di porre in essere azioni e misure non solo direttive finanziaria, ma azioni e misure preventive nella lotta alle irregolarità e alle frodi. Per il presidente D'Alfonso, la cooperazione territoriale ha anche l'obiettivo di costruire una solida comunità di istituzioni ed enti preposti alla prevenzione e alla repressione delle frodi e della irregolarità, attraverso il processo di continuo miglioramento delle competenze e la creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi. Ampi e amministrazione comunale questa mattina hanno presentato quelle che saranno tutte le iniziative per il ponte del 25 aprile a Pescara. Abbiamo sostanzialmente istituzionalizzato un appuntamento che abbiamo tenuto l'anno scorso per la prima volta, e cioè aspettando la liberazione. L'anno scorso erano 70 anni dal 25 di aprile, quest'anno abbiamo intenzione di ripeterlo e per questo diamo appuntamento alla città alle 22:30 del giorno del 24 aprile, il giorno precedente, e aspetteremo la mezzanotte tutti insieme parlando di liberazione.
Per quello che riguarda le iniziative che fa Ampi Pescara in partecipazione con il Comune, un ricchissimo calendario che addirittura prenderà 4 giorni con spettacoli teatrali, con la proiezione di un bellissimo film, invito tutti quanti i cittadini a venire a vederlo domenica sera, proietteremo nella sala del Consiglio Comunale L'Uomo che Verrà, che è un bellissimo film di Giorgio Diritti sulle vicende di Marzabotto e quindi uno degli esempi della tragedia del nazifascismo in Italia. E poi il 25, per esempio, con una motivazione molto forte, Ampi Pescara darà una targa alla bandiera, no, ombrina, come emblema dell'Italia che vuole resistere a tante cose in questa regione, ma soprattutto come esempio per il resto del paese. Ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B. Domani il Pescara ospiterà il Cornacchia e il Brescia. Sarà una partita importante perché si celebreranno anche gli 80 anni della società sportiva. La squadra giocherà con la maglietta celebrativa presentata 10 giorni fa e sul fronte della squadra rientra in parte l'emergenza dei recuperi di Caprari, Memusciai, Mazzotte e Aresti. Ora invece ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo. Non è un Pescara 2.0, è l'evoluzione del Pescara tramite gli allenamenti. Quando abbiamo attraversato il periodo negativo e chiedevate come si fa a uscire da questi momenti, l'unica risposta è il lavoro. E il lavoro non è fatto mai a caso, lo fa in base a quelle che sono le necessità. Una di queste necessità era dare un po' più di ordine nei momenti di difficoltà delle partite. La partita dell'anno fino a domani sera, poi sicuramente ci sarà una partita ancora più importante, però fino a domani sarà una partita stra importante perché vincere vuol dire presumibilmente eliminare una squadra, vuol dire staccare di qualche punto altre squadre perché ci sono scontri diretti e quindi vincere domani vuol dire mettere un piede e mezzo nei playoff e soprattutto non staccarsi dalle squadre che ti precedono di 1 o 2 punti. Brescia è una squadra che gioca molto bene, qua dovrebbe giocare 4-2-3-1, 4-4-2, cambia poco, è una squadra molto ordinata in campo, una squadra molto molto fisica e questo è un aspetto da non sottovalutare perché noi sappiamo che con le squadre molto fisiche più delle volte soffriamo. Spero che non venga a piovere perché sennò sarebbe ancora peggio con il campo pesante, però il Brescia ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una squadra molto giovane, simile alla nostra, però ha grandi individualità perché ha giocatori importanti sia davanti che a centrocampo e dietro una squadra molto solida, quindi sarà una partita molto molto difficile. E credo che sia una squadra che una delle poche squadre che ci assomiglia, nel senso che è una squadra che al di là del risultato cerca sempre di fare il suo credo calcistico sia dentro che fuori, poi può vincere, può perdere, però non cambia mai atteggiamento, non cambia mai nulla per cercare di fare partite diverse l'una dall'altra in casa o fuori. E sul match di domani a Pescara ascoltiamo anche le dichiarazioni del tecnico del Brescia, Roberto Boscaglia. Abbiamo bisogno di fare risultato per poter giocarci le ultime partite, quindi le ultime speranze. E secondo me abbiamo le carte regole per poterlo fare. Quindi sarà una partita un po' diversa dalle altre. Niente, aspettiamo a domani. Sappiamo di giocare contro una squadra che sta bene fisicamente, sta bene in campo e non sarà facile. Però andremo lì perché è come se fosse una partita, come dire, unica, sono 90 minuti dove dovremo andare lì col piglio giusto per portare a casa dei punti importanti. Ma la Padula da solo non segna, non gli ho mai visto fare un gol da solo, cioè non gli ho mai visto prendere la palla dal portiere e fare gol. Quindi la Padula è un giocatore fortissimo, fantastico, però ha bisogno dei compagni. Ha bisogno dei compagni di reparto, ha bisogno dei compagni di centrocampo, ha bisogno di una buona difesa, ha bisogno di avere rifornimenti. Poi lui è bravissimo a realizzare, a trasformare in oro tutto quello che gli danno, ma ha bisogno anche lui di rifornimenti. Quindi a me quello che guardo io è tutto il Pescara. È comunque una squadra costruita
bene, di qualità, che sa giocare a calcio, che ha idee, che si muove, che sa giocare sul corto, sul lungo. È una squadra che appunto è lì e si gioca sicuramente, si andrà a giocare la Serie A. E per la Virtus Lanciano, vigilia della difficile trasferta di Cagliari, recuperati e convocati Bacinovic, Amente e Ferrari, che ieri non si sono allenati. La squadra è partita nel pomeriggio da Fiumicino per raggiungere la Sardegna. Intanto il tecnico Maraiolo parla anche della penalizzazione e garantisce che la squadra lotterà fino alla fine per centrare la salvezza anche con il fardello del -7 in classifica. Eravamo a perfetta conoscenza della situazione, anche se è chiaro che fino all'ultimo secondo c'era la speranza per quanto riguarda la situazione numerica, no? Non si sapeva se 5, 4, questo o quell'altro, però ne abbiamo discusso sicuramente precedentemente, tutti quanti conosciamo bene la situazione e la conoscono benissimo anche i ragazzi. Io quello che mi sento di dire, l'ho detto già in precedenza, che mi faccio garante della consapevolezza dei ragazzi, che sia per quello che hanno fatto e per quello che dovranno continuare a fare, scendere in campo con la stessa grinta, determinazione e abnegazione che hanno espresso contro il Novara, e avendo questo atteggiamento la speranza di fare quanti punti possibili in queste rimanenti 5 partite. Diciamo anche proibitiva, no? Voglio dire, andiamo ad affrontare una squadra stratosferica che con la Serie B probabilmente non ha niente a che vedere e che soprattutto in casa, proprio perché mancano 5 partite, farà di tutto per vincere, per avvicinarsi ad avere la matematica certezza della promozione. Però noi non dobbiamo essere l'agnello sacrificale, nel senso che dovremmo comunque fare di tutto per cercare di ottenere un risultato positivo. Sulla carta io dico che noi abbiamo 3 trasferte brutte, perché abbiamo Cagliari e Pescara e poi l'ultima Livorno, che in questo momento non sappiamo che partita possa essere. Sicuramente sarà una partita importantissima sia per noi che per loro. Nonostante tutto dico anche che le partite che abbiamo in casa con l'Avellino e la Ternana, se qualcuno pensa che siano facili o che non è questo. Però la cosa che mi fa andare avanti e stare abbastanza tranquillo, a prescindere dalle squadre che dobbiamo incontrare, è l'atteggiamento dei miei ragazzi. Ora la Lega Pro, penultima trasferta stagionale per il Teramo, che incontrerà la Pistoiese, bisognosa di punti, salvezza e reduce dalla netta vittoria di Arezzo, conquistato con il nuovo allenatore Bertotto. Per il tecnico biancorosso è anche il momento per tracciare quello che è il bilancio di una stagione. Ma al Teramo penso un bel 7, perché comunque al di là della classifica, al di là dell'obiettivo che abbiamo raggiunto domenica scorsa, però sotto l'aspetto delle prestazioni sono state sempre prestazioni molto alte, anche di qualità. È chiaro che per vincere sempre, insomma, ci è mancato qualcosa, però da parte mia, sotto l'aspetto del lavoro, sotto l'aspetto, diciamo, di squadra, possiamo essere più che soddisfatti. Di prestazioni negative ne abbiamo fatte poche. C'è stata sicuramente quella con la Lupa Roma, che è l'ultima sconfitta che abbiamo avuto. E poi c'è stato il primo tempo di Macerata a Macerata, e anche il secondo tempo all'Aquila, che potevamo fare sicuramente qualche cosa in più. Queste sono state delle cose che magari potevamo fare meglio, delle partite che potevamo fare meglio. Vediamo un pochettino anche ad avere un equilibrio maggiore rispetto magari ai primi 20 minuti di domenica, perché nei primi 20 minuti un pochettino abbiamo preso diverse ripartenze della Lucchese, ci siamo un po' spaccati come squadra e ci abbiamo lavorato anche in settimana per cercare di capire il perché, quindi anche perché affrontiamo la Pistoiese, che è una squadra che domenica scorsa con un nuovo allenatore ha giocato molto in ripartenza,
quindi dobbiamo essere molto molto attenti a non scoprirci più di tanto. Prima di chiudere vi leggiamo il testo di avviso per tutti coloro che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti e gratuiti. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti e gratuiti per le elezioni amministrative del 2016 fissate per il giorno 5 giugno 2016. A tal fine informa che presso la propria sede di Silvi, in via Nazionale Adriatica Nord 26, al numero di telefono 085-93-0020, contattando Quintino Pallante, sarà possibile consultare il documento concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. Con questo chiudiamo la seconda edizione del TG6, il prossimo appuntamento con l'informazione nell'edizione delle 23. Buona serata.